pistone. Grazie Lorenza, sei stata fantastica. Allora, adesso un momento di serietà. I dubbi e la mia caparbietà è il titolo del capitolo. Una volta a casa, mentre aspettavo che Don Franco finisse di riparare il guasto, iniziai a giocare con i bambini. Nella confusione Antonio prese una bottiglia piena d'acqua e se la rovesciò addosso. Mia moglie intervenne prontamente, gli tolse la magliettina bagnata, lo asciugò e corse nell'altra stanza per prendere un ricambio asciutto. Fu così che, mentre nell'attesa tenevo in braccio Antonio, mi accorsi che la sua pancia era ancora più grande del solito. Avete presente le pancie enormi di quei bambini del terzo mondo? Oppure quella di una donna incinta dove per la tensione si vedono perfino i capillari? Ecco, così era la pancia di mio figlio. Quando fu di ritorno, Filomena notò subito il mio sguardo preoccupato e mi chiese cosa fosse successo. Non va, la pancia di Antonio non è normale, risposi. Ah, come sei pesante, replicò con lei. Il bambino è stato visitato dai migliori specialisti e tu ancora insisti che qualcosa non va. Giusto pochi giorni fa il pediatra l'ha controllato per l'ennesima volta e ha detto che sta bene. Ma io insistetti e replicai. Domani mattina chiama il pediatra e chiedigli un appuntamento in giornata, forse anche a mezzanotte, perché gli devo parlare. La mattina dopo Filomena telefonò al pediatra, il quale, quasi infastidito dall'urgenza della sua richiesta, le diede appuntamento di lì a qualche giorno. Mia moglie mi chiamò per darmene conferma, ma io mi impuntai affinché richiamasse il medico e insistesse per farci ricevere in giornata, altrimenti ci saremmo presentati allo studio anche senza appuntamento. Una volta ricontattato il pediatra, Filomena riuscì ad ottenere un incontro per quello stesso pomeriggio. Dopo aver visitato Antonio, il pediatra se ne uscì con la ormai consueta formuletta del tutto ok, tutto ok. E quando gli chiesi il motivo della pancia spropositata di mio figlio, lui prese a cantilenare che il bambino era piccolo, che gattonava appena e che quando avrebbe cominciato a muovere i primi passi tutto sarebbe tornato alla normalità. Solo che quella volta io però non mi sarei accontentato della solita storiella. Quella volta ero ben deciso ad andare fino in fondo, perciò insistetti affinché gli facesse una visita più accurata. Benché infastidito, lui obbedì e iniziò a tastare la pancia del bambino. Fu allora che dovette accorgersi che davvero c'era qualcosa che non andava, anche se non ebbe le palle di ammetterlo apertamente. Lì per lì disse solo che magari sarebbe stato il caso di fare qualche indagine più approfondita e ci consigliò di far praticare ad Antonio una nuova ecografia. La prima gli era già stata fatta qualche tempo prima in ospedale. Il tono della sua voce suonava tutt'altro che apprensivo, ma intanto il suo colorito era divenuto di un bianco cadaverico, mentre lo sguardo tradiva tutta la sua preoccupazione. Nella sua testa mi stava dicendo, cazzo, non ho mai capito niente fino ad adesso. Anche se tu me lo hai chiesto più volte, sono proprio una merda. Ecco cosa mi dicevano i suoi occhi. In quel momento mi resi conto dell'effettiva gravità della situazione. Ricordo che lungo la strada del ritorno telefonai a un mio amico ginecologo chiedendogli la cortesia di poter fare subito un'ecografia al bambino. Detto fatto, mentre effettuava l'indagine, il ginecologo confermò che nel fare l'ecografia aveva notato qualcosa di strano che tuttavia non riusciva ad identificare. Presumibilmente si tratta di un fecaloma, un po' di cacca ristagnata per intenderci, disse così forse per tranquillizzarci. Ma poiché, oltre a soffermarmi su ciò che la gente dice, io ho l'abitudine di ascoltare soprattutto il linguaggio del corpo, osservando attentamente il medico mi resi conto che probabilmente anche lui non aveva le idee molto chiare su cosa avesse talmente mio figlio. Lasciai lo studio con la speranza di svegliarmi e sforzandomi di credere che davvero potesse trattarsi di un malessere di poco conto, ma in cuor mio sapevo che non era così. Il libro ovviamente tratta di una storia vera, non ci resta che comprarlo, così partecipiamo tutti quanti alla lotta di quest'uomo che possa essere la lotta di tutti quanti. È vero che no, io mi sto anticipando con il la lotta era una bella sedia per far sì che il filo potesse passare. Perdonami ancora, Cosimo, per questa... Allora, grazie vero cuore anche a Cosimo per questa lettura importante, straordinaria. Però una domanda te la volevo fare. Perché tu ho parlato? No, assolutamente.
questo quanto hai scritto ci fa, cioè, ci fa venire in mente due cose. Quanto ha scritto lui? No, quanto hai letto tu e quanto hai scritto Pasquale. Due cose, sì. La prima è che bisogna sempre andare a fondo, la seconda è che i genitori avvertono sempre qualcosa, sì, che magari agli altri sfugge, ma c'è un proverbio che dice il figlio muto la mamma lo intende, e che questo è quello che traspare da quanto hai letto e da quanto ha scritto Pasquale. Allora non è una domanda, è un'affermazione. Volevo che tu la commentassi, però. È vero. Un figlio muto la mamma intende. E un padre opposto. Ha girato la situazione. È stato bello. Gaetano Capasso. Sì. Pasquale Mele. Così va bene. Ah, è bello. Grazie. Vieni. Vengo, posso? Ok. Allora, come fanno le migliori spose? E chi lo prende scrive un altro libro. Grazie ancora Cosimo, grazie del cuore. Ci vediamo.